Allora, buonasera e bentornati a CNR Edizioni in diretta, programma interamente dedicato alle novità editoriali della casa editrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR Edizioni. Un appuntamento mensile per farvi conoscere e apprezzare le opere realizzate e curate dai nostri ricercatori del CNR. Come potete vedere, per motivi di sicurezza sanitaria, non siamo in collegamento dal bookshop CNR Edizioni, però riprenderemo prestissimo. Oggi parleremo di meduse, sì, perché le tanto odiate nemiche di ogni bagnante ora potrebbero diventare una vera e propria risorsa, insomma, il cibo del futuro. Chissà. Piatto tradizionale in Cina e in vari paesi del sud-est asiatico, le meduse in Europa non sono ancora autorizzate per uso alimentare, eppure sono una grande fonte di proteine, hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. E pensate, sono povere di calorie e di grassi, ma per poterle apprezzare dal punto di vista nutraceutico e culinario dobbiamo imparare a conoscerle bene. Nasce proprio con quest'idea il volume European Jellyfish, prime ricette a base di meduse in stile occidentale, edito da CNR Edizioni, unità comunicazione e relazioni con il pubblico e curato da Antonella Leone, ricercatrice dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, naturalmente della sede di Lecce, nell'ambito del progetto europeo Go Jelly. Il libro in formato flipbook lo potete scaricare gratuitamente sia in italiano sia in inglese e lo potete trovare nella pagina CNR Edizioni, sia del sito comunicazione.cnr, sia ovviamente sul portale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. A questo punto lascio la parola a un moderatore d'eccezione che ci ha fatto l'onore di essere qui oggi, Umberto Gambino, giornalista con la Sicilia nel cuore, sua terra di origine, ma romano di adozione. Da tempo è nella redazione economica del TG2, ma le sue vere passioni sono altre. È un sommelier ed è coordinatore della guida Touring Vini Buoni d'Italia, dedicata ai vitigni autoctoni. Inoltre ha un blog specializzato su racconti del vino e del cibo, Wining Press. Allora, lascio a te la parola e Umberto, grazie di tutto davvero. Ecco, buonasera, grazie Silvia, grazie al CNR per avermi invitato e direi che di farlo vedere questo libro, no? Eh sì, Eccolo qua. eccolo qui. Aspetta, aspetta, vediamo un po' se riesco Io ce anche l'ho io. dritto dritto. Ecco qua. Eccolo, scritto da In Antonella Leone, italiano eccolo. e in inglese. Ecco, questo è un libro di ricette, diciamo subito, ecco, visto che l'Italia è diventata, oltre che essere la patria della dieta mediterranea, è diventata la patria degli chef. Siamo pieni di trasmissioni gastronomiche, perché non andare a sperimentare, a cercare nuove forme di cibi, di food, di alimentazione? A questo ha pensato il CNR, ci ha pensato appunto l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Lecce, dove lavora Antonella Leone, dottoressa Antonella Leone, ricercatrice senior del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è collegata da Lecce. È 20 anni che lavora su questi argomenti e praticamente è andata a vedere, a toccare con mano sul campo, è andata proprio dagli chef a vedere queste meduse che da noi sono tanto odiate nei mari, come e perché si possono utilizzare nell'alimentazione moderna, anche perché il cibo, diciamo, tra virgolette, tradizionale tende a diminuire, quindi bisogna trovare delle nuove forme, delle nuove risorse. In Asia Umberto, già che ci hanno dici? pensato, Sì, no, dicevo in Asia Umberto, ci che hanno dici? pensato, e direi proprio di sentire Antonella Leone. No, dicevo prima di sentire Antonella Leone Dobbiamo lanciare un video. e lasciare a te la guida di questa presentazione, lanciamo questo bellissimo video, tanto è piccolissimo, è breve, di Vediamo queste Kitmak, meduse. sì, Jellyfish Kitmak. Kitmak. Hello, I'm Kit Matt. I am a chef,
recipe author and food stylist in Hong Kong, and I'm so happy to be invited by Antonina to tell you about our habit of eating jellyfish in Asian societies. We do serve jellyfish in a big dinner gathering with relatives during the Mid-Autumn Festival or Chinese New Year Festival. I can say that it can be divided into two kinds. One is the packaged one, which is ready to eat. The other will be the semi-dried ones, marinate in heavy salt and also other substances. We all love it. We use chicken stock, sugar, sesame oil to marinate it. It's so yummy. It's juicy. It's crunchy. It's chewy. The owner told me that indeed, the jellyfish head can boil with some herbal to make Chinese soup, which is good for lung and also cure coughing. Bene, e allora adesso la parola ad Antonella Leone che ci spiegherà. Intanto dobbiamo fare una premessa importante per gli ascoltatori. Le meduse, per entrare nell'alimentazione nostra, qui in Europa, devono essere approvate. Non sono ancora un cibo approvato, un food che da noi, diciamo, è ancora legale. Però alcuni chef si sono cimentati, hanno provato le ricette, ovviamente con delle meduse già trattate, già diciamo bonificate da quelle sostanze urticanti che possiedono e che conosciamo, e hanno sperimentato delle ricette interessanti che poi andremo a vedere. Adesso quindi la parola ad Antonella Leone che ci spiegherà il perché di questo ricettario. Grazie mille e buonasera. Sì, in realtà questo ricettario è, secondo me, un bel esempio di come le attività di ricerca che il CNR o anche altri istituti di ricerca fanno si possa poi concretizzare in qualcosa che arriva alla società civile, e quindi quelle attività di ricerca che spesso rimangono chiuse nei nostri laboratori poi alla fine assumono un significato. In questo caso noi stiamo lavorando, come giustamente si diceva prima, su un progetto europeo che si chiama Gogelli, sulla attività che possono rendere eduli le meduse, soprattutto quelle del Mediterraneo, cioè quelle che sono nei nostri mari o anche nei mari europei. Attività di ricerca che non solo portano verso lo sviluppo di nuovi trattamenti e tecnologie diverse da quelle preesistenti, perché avete visto nel video di Kit, che è una food designer cinese, loro usano da tempo, da millenni, le meduse come alimento, ma le trattano in un unico modo, che è l'unico processo attualmente esistente che fa uso di allume e sale. L'allume rimane purtroppo nel prodotto finale in concentrazioni troppo elevate per essere accettate da quelle che sono le regole sulla sicurezza alimentare europea. Ed effettivamente non si tratterebbe di un cibo salubre. Quindi una parte dell'attività di ricerca svolta in questo istituto è proprio quello di ideare un nuovo processo per consentire che molte di queste meduse possano essere utilizzate come alimento. E un'altra grande parte dell'attività di cui vi parleranno le persone che poi realmente la fanno, che sono i miei colleghi qui del CNR ISPA, si fanno delle ricerche su quelle che sono le proprietà nutraceutiche di molte delle meduse che noi normalmente vediamo in mare. E quindi si tratta di un cibo che potrebbe essere interessante non solo perché utilizziamo una biomassa presente abbondantemente nei nostri mari, ma anche perché potrebbe avere delle proprietà salutistiche importanti. E quindi dicevo, questo libro è l'esempio di come una parte delle attività di ricerca possano essere accolte da quelli che sono la parte produttiva della nostra società. Ed è stato fantastico vedere come gli chef più importanti erano stati anche i primi fautori dell'utilizzazione delle meduse come cibo, come Gennaro Esposito o altri colleghi, sono stati pronti, non solo con la loro creatività hanno creato delle ricette
meravigliose. La mia sorpresa è stata quella di vedere come la loro professionalità, la loro tecnica, la loro creatività ha affrontato in maniera eccellente quella che è effettivamente una nuova materia prima, con delle caratteristiche diverse da qualunque altra materia prima mai utilizzata finora. Ma le meduse potrebbero diventare un piatto comune anche da noi? Questo sarà solo e soltanto se saranno approvate dalle autorità sulla sicurezza alimentare europea. L'iter può essere affrontato qualora tutte gli studi saranno concordi nel indicare che non vi è pericolo per la sicurezza dei consumatori, allora secondo me le persone saranno pronte a consumare questo, che può essere un cibo locale, stagionale, un chilometro zero, anche se non c'è tradizione alimentare per le meduse in tutta Europa, poi alla fine potrebbero invece rappresentare un particolare tipo di cibo e che potrebbe avere anche un valore aggiunto per il turismo locale. Bene, e allora andiamo a vedere in pratica come funzionano questi alimenti a base di meduse, questi piatti, e partiamo subito con il primo chef in collegamento da Vico Equense, che è Gennaro Esposito. Vediamo se è in collegamento. Dal ristorante Torre del Saracino, stellato Michelin, poi anche Gambero Rosso, ha ottenuto le tre forchette, insomma, è uno degli chef più famosi d'Italia. Non lo vedo collegato, però. Allora, direi di andare oltre, andiamo Umberto. Andiamo avanti nella evidentemente scaletta. Evidentemente ci raggiungerà brevissimo, forse avrà avuto qualche problema di collegamento. Bene, allora andiamo, prima di entrare allora con gli chef, andiamo a sentire il professor Stefano Piraino, in scaletta c'è lui adesso, professore di zoologia dell'Università del Salento di Lecce, che ovviamente le ha studiate, le meduse, e vorremmo sapere, visto che nei nostri mari le meduse abbondano, vorremmo sapere se in effetti, e noi ogni anno d'estate ce ne rendiamo conto, o non tocchiamo con mano questo argomento, ma sono veramente aumentate le meduse di numero, e che specie di meduse albergano nei nostri mari? Beh, direi di sì, sicuramente. Intanto buonasera a tutti. Sicuramente sì, sono aumentate nel Mediterraneo, il mare Mediterraneo insieme ad altri mari del globo, del nostro pianeta, mostra un incremento della frequenza e dell'abbondanza delle popolazioni di meduse. E questo è dovuto a diversi fattori, tra cui anche il riscaldamento climatico, il riscaldamento globale, che sta portando in qualche modo a un ampliamento della finestra di riproduzione delle meduse. In pratica, se le meduse prima si potevano riprodurre per un paio di mesi al massimo, nel Mediterraneo adesso quelle stesse meduse riescono a riprodursi anche per tutto l'anno. Quindi troviamo anche più generazioni nel corso di un anno. Le specie che troviamo nel Mediterraneo sono da quelle di piccole dimensioni a quelle forse che sono più di interesse per i nostri chef, sono meduse che possono raggiungere anche 40-50 centimetri di dimensioni. La Rhizostoma pulmo, una bellissima medusa bianca con un orletto blu, o la Cotidorhiza tuberculata, che sono anche ricche di collagene, che è una proteina nobile. Ecco, ma che le sappia, ci sono in alcune località del nostro paese già delle attività di pesca delle meduse? No, in Mediterraneo c'è stato soltanto in Turchia per alcuni anni in passato una raccolta di meduse. Da noi in realtà non in maniera non legale, ma ci sono diciamo le comunità di cinesi che hanno, soprattutto quelli che hanno dei ristoranti, che sono ormai conosciuti in diverse località. Ci sono anche dei video su YouTube che raccontano proprio come a San Vito Lo Capo
ci fossero dei ristoratori cinesi che andavano a raccogliere le meduse per poi portarle al ristorante. Noi abbiamo testimonianza qui nel Salento, a Castellaneta Marina, a Ginosa, anche lì i proprietari dei lidi ci raccontano di cinesi che vanno per raccogliere le meduse nei periodi di massima abbondanza. Ho capito. Il gusto delle meduse, dunque, praticamente sulle meduse dovremmo avere adesso appunto un'attività di pesca che può essere considerata una pesca sostenibile. Qui in effetti lei ha detto all'inizio il motivo di questo, uno dei motivi di questo libro è quello di andiamo a trovare dei nuovi cibi anche nel mare, delle nuove risorse. Direi che questo è un aspetto molto importante, sicuramente oltre che essere una curiosità o qualcosa che può arricchire la diversità dei menù dei ristoranti, è qualcosa che diventa sempre più indispensabile e urgente. Non dimentichiamoci che fra 25 anni, fra 30 anni, la popolazione mondiale sarà di 3 miliardi superiore a quella che è adesso, e quindi abbiamo bisogno di trovare dei nuovi cibi. La sostenibilità della pesca delle meduse nasce nel fatto che il ciclo biologico delle meduse presenta una fase che è diversa da quella della medusa, che vive sul fondo. È un po' come quei polipini che costituiscono i coralli, anche se non sono esattamente dei coralli, da cui vengono prodotte periodicamente nuove meduse. Ora, andare a raccogliere le meduse in questo senso significa come andare a raccogliere i frutti di un albero, lasciando l'albero lì al suo posto. Quindi sul fondo del mare noi abbiamo, lasciamo, con il tipo di pesca delle meduse che si può andare a fare, andiamo a lasciare l'albero che produrrà ancora i nuovi frutti. Quindi in questo senso assolutamente sì, la pesca delle meduse è sostenibile ed è probabilmente una ottima opportunità anche per diversificare la pesca, lo sforzo di pesca, cercando quindi anche di risparmiare popolazioni di pesci che invece ormai sono sovrasfruttate, perché quando noi andiamo a pescare il pesce togliamo i riproduttori e quindi le nuove generazioni saranno sempre di meno e andremo a pescare pesci sempre più piccoli. Mi chiedevo se l'iter legislativo per approvare le meduse come cibo commestibile anche da noi in Europa sia stato lo stesso magari da quello seguito per le alghe, perché le alghe adesso vengono usate spesso e volentieri in certi tipi di cucina. Sicuramente sì, cioè l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare è quella che presiede a validare la possibilità di commercializzare, di produrre dei prodotti a base di nuove specie alimentari. In questo credo che Antonella Leone, che ha avuto diretti rapporti anche con l'EFSA, ha lavorato anche presso l'EFSA per alcuni periodi, possa darne testimonianza. Oggi come oggi, adesso quello che è successo dal 2014 a oggi è che le meduse mediterranee sono riconosciute come un cibo, un nuovo cibo potenziale. Su questo però occorre che ci siano delle richieste specifiche da parte di chi intende poi produrre come alimento le meduse, e su questo poi ci dovrà essere una validazione, un'autorizzazione specifica da parte dell'EFSA. È un processo ormai direi molto ben avviato e soprattutto sostenuto dalla credibilità delle ricerche scientifiche condotte dall'ISPA CNR. Perfetto. Grazie mille, professore. Grazie. Allora, direi di andare adesso, visto che stiamo parlando di mare e di quello che si trova nel mare, di andare proprio a Dama con l'Associazione Ambientalista Mare Vivo, e vorrei chiamare in causa la segretaria generale Maria Rapini. Allora, per chi non lo sapesse, Mare Vivo da oltre 45 anni si occupa di salvaguardia del mare con azioni sempre misurate ma molto concrete. Un tramite fra la società civile più attenta alle questioni ambientali, con particolare riferimento alla salute del mare e la politica. Quindi l'ambiente, soprattutto pensando a quello che lasceremo ai nostri figli e nipoti, è quanto mai di attualità. Quindi vorremmo sapere da Maria Rapini qual è la posizione della sua associazione ambientalista, che è da sempre impegnata a favore dell'ambiente e del mare in particolare. Grazie, io intanto mi complimento per questa stupenda pubblicazione con Antonella Leone e
Partirei da quello che ci dice Stefano Piraino nella prefazione, cioè siamo di fronte a un cibo nuovo che ci proietta già quasi nel futuro. Un cibo nuovo però ci deve portare anche a rivedere e a ripensare quelli che sono i nostri modelli di comportamento in un'ottica diversa. E proprio per questo, come Mare Vivo, noi qualche anno fa abbiamo portato in tutta Italia un progetto che si chiamava Tavola Blu. Tavola Blu aveva come destinatari gli studenti degli istituti alberghieri. E il suo obiettivo era quello di fornire loro degli strumenti perché nella professione del domani avessero la possibilità di fare delle scelte sostenibili. Quindi si è parlato molto in questo progetto delle risorse che ci vengono fornite dal mare, dell'attenzione che bisogna dare agli ecosistemi e soprattutto c'era la volontà di rispolverare tutta una serie di alimenti e di cibi di tradizione che poi erano diventati quel pesce chiamato povero, ma che noi abbiamo chiamato dimenticato piuttosto. In questo poi testimonial grandissimo di eccezione è stato Gennaro Esposito. Gennaro ha incantato gli studenti con la sua capacità e con il suo coinvolgimento quasi paterno, ma poi soprattutto c'è stato uno show cooking finale, nella conferenza stampa finale che facemmo a Italy, Gennaro preparò in diretta queste meduse che facemmo mangiare ai giornalisti che erano lì presenti. Sembrava un momento, un avvenimento pionieristico, invece ora ci siamo, ora siamo vicini. Tutto ciò che comporta una diversificazione nelle abitudini alimentari non può che essere vista, insomma, con un occhio positivo. Noi dobbiamo ricordare che le risorse purtroppo che il mare ci offre sono in questo momento gravemente a rischio e gravemente compromesse, per cui diciamo qualsiasi cosa comporti la possibilità di una direzione diversa da intraprendere, insomma, ci vede sicuramente favorevoli. È fondamentale ricordare che se sta bene il mare, stiamo bene anche tutti noi. Volevo fare una domanda riguardo all'invasione di plastica nel mare. Ma la plastica può, diciamo, mettere a rischio anche la fauna, le meduse, insomma, ecco. Allora, di principio la plastica dispersa in mare mette a rischio tutto. Cioè non c'è cosa che si salvi, e notizia del mese scorso sconvolgente che è stata trovata plastica anche nella placenta materna, quindi questo la dice lunga su quanto questo pericolo sia incombente rispetto all'integrità della natura che ci circonda. Finora prevalentemente è stata trovata nei mitili, negli animali filtratori. I nostri professori universitari sapranno meglio di me dirci la possibilità che le meduse siano contaminate dalla plastica. A occhio direi che questa cosa non avviene, quindi è un cibo che può essere, come dire, sotto questo aspetto almeno esente. Bene, siamo più rassicurati. Il professor Piraino ci conferma questo, che le meduse per ora sono immuni della plastica. Non la sento. Ok. Ecco. Allora, non posso confermarlo, nel senso che alcune meduse trovano, nello stomaco di alcune meduse sono stati trovati dei frammenti di plastica. Non credo che ci sia organismo vivente in acqua che possa essere immune dalla plastica, però quello che dobbiamo dire è che, come anche i pesci, li troviamo nelle cavità digerenti. Quindi quando la medusa o i pesci vengono poi processati, non andiamo a consumare quello che sta dentro il loro stomaco, vengono dilavati, quindi il rischio di poter ingerire plastica è assai, assai limitato. Bene, grazie professor Piraino, grazie dottoressa Rapini. E adesso riproviamo a sentire Gennaro Esposito, ci dicono che è collegato da Vico Equense. Gennaro? Eccolo lì, Gennaro Esposito. Perfetto, adesso abbiamo pure il wifi. Buonasera a tutti.
sentite bene? Buonasera Gennaro Esposito. Buonasera, lei si trova a Vico Equense. No, io sono ad Erba in realtà, un po' leggermente fuori zona. Ah, ad Erba, però quindi va bene quindi Brescia, così. Zona di Brescia, Lombardia. Di più alto, zona di Como, direi. Più alto, Como, sì, lago di Como, scusa. Sono da amici che mi hanno accolto per fare questa diretta. Un po' in viaggio, bene, diciamo, qui. Ecco. La ringraziamo intanto di essere con noi e noi abbiamo visto che ha partecipato con entusiasmo preparando una ricetta di carpaccio di medusa. Ora, lei dice che spesso che nel suo mestiere non bisogna mai dimenticare le proprie origini, che è un peccato mortale dimenticarle. Ora, questa filosofia così legata alla tradizione, alle origini, come si sposa con l'uso delle meduse in cucina? Allora, innanzitutto ringrazio voi tutti di avermi invitato, perché si impara tantissimo, queste sono occasioni di crescita molto molto importanti. E chiaramente dimenticare le proprie origini è un grande peccato, però anche non studiare, non spingere, non innovare lo è altrettanto. Quindi diciamo che le origini sono importanti, ma è anche importante avere sempre uno sguardo in avanti ben concentrato, e soprattutto che sia un'innovazione sensata, perché non è tanto il nuovo che ci interessa, ma il nuovo che poi diventa un modello di vita, può cambiare la vita delle persone, la può come dire, migliorare, in una sola parola. Ed è per questo che io nella mia cucina sono un po' di anni che comunque siamo molto sensibili a tutto il tema della sostenibilità. È chiaro che se pensiamo ai menù dei ristoranti, i gamberi, gli scampi, le cappesante, c'è una miriade di cose che trovi tantissime volte, ed era molto importante per questo cercare di studiare, di capire cos'altro potevamo inserire nei nostri menù, che fosse chiaramente anche un meraviglioso esercizio di sapore, non solo di ricerca del nuovo fino a se stessa. E quindi le meduse è stato una casualità, perché io stavo facendo una lezione agli alunni della scuola alberghiera di Capri e arrivò il sindaco raccontandoci che c'era questo problema di queste improvvise infestazioni di meduse, e in quel momento stesso ce n'erano una miriade. E quindi scendemmo al porto, prendemmo un secchio di meduse e lì cominciamo a cucinare così, improvvisando, ma chiaramente improvvisando con un minimo di scienza, di conoscenza. Quindi diciamo la parte più importante è senza dubbio quella di disattivare le molecole urticanti, che sono quelle che chiaramente ci terrorizzano, e quello chiaramente, mi insegnate, si fa facilmente con un leggero con una temperatura leggermente alta, o addirittura con della semplice acqua dolce, quindi diciamo ci vuole poco, ovviamente eliminando i tentacoli urticanti. Ho fatto le meduse poi marinate praticamente. Sì, ho fatto le meduse concentrate in realtà, perché abbiamo fatto sì, una soluzione di... No, abbiamo cucinato anche quelle grandi, diciamo il cosiddetto uovo fritto, no? Quello là, nella ricetta qui del libro ci sono le meduse piccole con le zucchine. Sì, sì, sì. Va bene, ne abbiamo fatte diverse. Sì, sì. Poi e anche quella grande cosiddetta uovo fritto è buonissima, perché è più carnosa e più grossa. Le piccole hanno questa sapidità ovviamente riconducibile ai frutti di mare, alle ostriche in particolare, perché comunque è un frutto abbastanza corposo come quantità. Il sapore c'è. Il sapore c'è, bisogna gestire la parte salina. Noi abbiamo fatto, e chiaramente che cosa succede? La medusa è sostanzialmente acqua, con quel minimo diciamo di... dico cartilagine, ma non è neanche una cartilagine. Quindi che cosa succede? Che bisogna concentrare la consistenza, e concentrando la consistenza ovviamente rischiamo di concentrare anche il sapore e quindi la sapidità. A questo punto che cosa mi sentite? Sì, va, perfetto.
Ok, e quindi a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una soluzione di acqua, di sale e zucchero al 50%, le abbiamo messe, ricoperte le meduse per pochi secondi, a meno di un minuto, e poi dopo le abbiamo sciacquate in acqua corrente, tolto diciamo, il sale e lo zucchero, che nel frattempo aveva svolto un'attività di osmosi. Ovviamente la medusa più è grande e più il tempo bisogna che aumenti, affinché appunto abbiamo veramente una concentrazione. E poi chiaramente il contesto dove andiamo ad abbinare le meduse deve essere abbastanza acido, perché l'acidità contrasta bene la sapidità. Non a caso sui frutti di mare si usa o si usava mettere del limone, perché il limone agevola, diciamo, la degustazione di cose un po' sapide. In tutte le cose sapide, se ci fate caso, c'è sempre un'acidità, quasi sempre il limone, a volte l'aceto. E quindi questa acidità in combinazione con cose anche con tendenze un pochino dolci può giocare un sapore davvero interessante. Ma ecco, questo piatto, questi piatti a base di medusa già li sta proponendo, diciamo, agli amici in via informale, ovviamente non al ristorante, perché non sono ancora ammessi. No, in realtà ne abbiamo fatti in diverse occasioni, ma purtroppo mai al ristorante, perché uno, non riusciamo a trovare la continuità con questi prodotti. Non è che trovi le meduse, diciamo, non c'è la materia prima giusta. No, non le trovi proprio. Cioè, non le trovi. Tutti lo sappiamo com'è, no? Oggi ce ne sono 1 milione, domani 0, no? E quindi poi non c'è una pesca delle meduse, voglio dire. Appunto, non ti puoi approvvigionare. Quindi. Quelle importate, no? No, io non le uso quelle. Io se dovessi inserire nel menù, le vorrei ovviamente fresche, locali, così come. No. Il pesce che utilizzo al ristorante, chiaramente, se no, che chilometro zero. Ma devo dire che facciamo l'impossibile per riuscirci sempre. Bene. Ma quanto tempo pensa che ci vorrà per poterli mettere nei menu, questi piatti a base di medusa? Ma secondo me è il tempo che qualcuno crei la distribuzione gestita bene. Secondo me è tutto lì il problema. Poi dopo, se le riusciamo a poter ordinare tutti i giorni in piccole quantità, secondo me sarà sempre più un prodotto che troveremo nei menu. Perché adesso noi immaginiamo la medusa tal quale, ma la medusa può essere un insaporitore in tanti modi, in delle preparazioni le più disparate di pesce. Siamo solo all'alba di un ingrediente che può portare in cucina delle grandi iniezioni di sapore, perché la medusa, in effetti, se la usiamo fresca, addizionata ad altre preparazioni, è portatrice di mineralità, di sapidità e comunque un sapore, ripeto, di mare, molto molto piacevole. Gennaro, lei che vino abbinerebbe al suo piatto di meduse? Ma io, diciamo, non ci sono migliaia di possibilità, chiaramente. No, migliaia di possibilità, le dico la verità. non ultimo un marsala semisecco, ecco, per esempio, oppure non so, una birra di malto leggermente sulle note dolci, caramellate, così come abbinerei un fiano, oppure magari un vermentino, oppure dipende dal piatto dove le metterei. Cioè, comunque è molto versatile, così come versatile il gusto della medusa, le possibilità di abbinamento sono davvero infinite. Anche un tè, non scartere. Sì, sì, sì. Perfetto, tante belle idee. Grazie mille, Gennaro. Grazie a voi. Grazie di aver partecipato. Dovere, grazie, a presto. Grazie. E adesso passiamo a un altro chef, in collegamento, penso, da Ischia. Pasquale Palamaro.
Vediamo un po' che c'è. Ci sono, mi sentite? Pasquale? Sì, collegato dal ristorante Indaco del Regina Isabella, giusto? Sì, sì, sono Pasquale Palamaro, sono lo chef del ristorante Indaco di Ischia del Regina Isabella. E niente, insomma, la sono domanda per me è, qual è il suo rapporto con il mare e le sue risorse? Beh, io sono un cuoco da sempre, però negli ultimi anni mi sono focalizzato su quello che è la risorsa marina, semplicemente perché mi ci ritrovo appieno, mi sento, come dire, un cuoco di mare. E quindi questo raggruppa anche l'esperienza sulle meduse. Ci racconti un po' il suo piatto, quello che c'è nel libro? Sì, prima di raccontare il piatto, però, se ho tempo, vorrei raccontare perché mi sono avvicinato alle meduse, che è anche un po' divertente. Io, essendo sull'isola, noi ospitiamo, insomma, un pubblico internazionale, e circa 2 anni fa assistetti a una scena un po' particolare. C'erano questi due bagnanti che cercavano di fare il bagno e da una scogliera all'altra saltavano, ma non riuscivano ad andare in acqua semplicemente perché erano intimoriti da queste piccole meduse che si lasciavano trasportare dalla corrente. E lì per lì, insomma, riflettendo sul discorso, dicevo, come buffa questa cosa, uno che cerca tranquillità e relax per fare le vacanze, per rigenerarsi, viene poi condizionato psicologicamente da qualcosa che, insomma, paradossalmente è più innocua di una formica, se vogliamo usare questo termine. E quindi lì, insomma, mi incuriosisce, pure sarebbe bello iniziare a lavorare le meduse. E studiando un po' su internet e quant'altro, uscì fuori il nome del professor Piraino e della dottoressa Leone, e quindi in quell'occasione ho chiesto un incontro per potermi confrontare, perché io ero praticamente molto sconosciuto alla materia, e iniziai un po' a studiare insieme a loro sulle meduse, dove mi hanno dato delle diritte, e quindi abbiamo iniziato un po' a lavorare la medusa. E nello specifico mi sono focalizzato su quella che è la pelagia, che è una medusa che praticamente è molto frequente nel mio, insomma, nelle mie acque, che è nel Golfo di Napoli, e quindi ho iniziato a lavorare questa medusa. E ovviamente eliminato la parte orticante, che, come diceva anche Gennaro, condivido e concordo sull'aspetto che o con l'acqua calda o con un po' di acqua sciape, eliminando quelle che sono i tentali con i filamenti orticanti, è praticamente innocuo e si presta veramente in un modo particolare su una gamma di prodotti estremi, perché la possiamo fare marinata, la possiamo fare fritta, e la sua capacità di assimilare i sapori è estrema, per cui la metti con la barbabietola e incontra la dolcezza, la metti col caffè e incontra l'acidità, quindi è versatile. Devo dire la verità, mi sono divertito. Nello specifico della ricetta del piatto lì, io l'ho fatta semplicemente marinata. Prima l'abbiamo lessata per rassodare un po' la proteina, un po' l'effetto dell'uovo sodo, no? Se voglio dare un esempio. Poi l'ho scalpata e l'ho lasciata marinare in una soluzione di agrumi. Quindi la nostra macchia mediterranea, c'era il pompelmo, c'era l'arancio, il limone e quant'altro, e poi l'ho abbinata alla quinoa, che è questo nuovo cereale, insomma, che si sta prestando innumerevoli ricette nell'ultimo decennio, e quindi mi ha incuriosito questo binomio e accostamento con questi ingredienti, e poi l'ho pensata semplice anche perché poi chissà, un domani si può fare a casa in modo molto pratico, senza andare in una tecnica dove le persone magari non si possono avvicinare. Ma mi pare di capire che il problema principale delle meduse è quello di renderli praticamente non amare, togliendo la parte appunto brutta, non commestibile, quella orticante, eccetera. Quindi se nella cucina di tutti i giorni si riesce a risolvere questo problema, e allora, e poi chiaramente c'è la parte legislativa, bisogna approvarlo questo cibo. Ma guardi, tutti possono cucinare le meduse, potrebbero cucinare le meduse.
Assolutamente, ma io aggiungo che siamo con il team che tutti hanno sposato questo progetto, siamo un passo avanti rispetto a quello che sono le legislazioni insomma, sanitarie dell'Unione Europea, insomma, per poter somministrare la Medusa, perché in questa piccola fase di prova che ho fatto, io ovviamente mi sono prestato anche a pubblicare qualcosina e ho suscitato tantissima curiosità da parte dei ristoratori o da parte dei turisti e ospiti, e tant'è che al ristorante spesso, qua, non dico tutti i giorni, ma spesso mi chiedono di assaggiare la Medusa, e io ovviamente dico pazientate ancora un po', perché insomma non me la sento di fare un piatto che poi magari insomma incontriamo insomma qualcosa che non potrei fare, quindi aspettiamo solo che ci venga dato il nulla osta per poter somministrare, ma la gente è pronta ad assaggiarle. E aggiungo che io sono un cuoco pescatore, vado spesso con i miei pescatori a pescare proprio per la ricerca, perché spesso i pescatori non danno il valore, perché la rete di commercializzazione paradossalmente è già fatta, perché i pescatori nelle reti le prendono, ma non danno il valore, perché per loro è qualcosa che non ha mercato, ma nelle reti si trovano. Quindi se noi dessimo il valore a questa medusa economico, che può essere insomma dal pesce povero o a caviale, per fare un paragone, il pescatore potrebbe portare giù ogni giorno qualche chiletto di meduse. Ovviamente ha una fascia di pesca ridotta, ma questo ce lo insegna la stagionalità. La lambuca si pesca a settembre, come l'orata si pesca nel periodo invernale. Per dire, la medusa avrà il suo periodo di stagionalità. Quanto può costare un chilo di meduse? Ma guardi, io... per incentivare la filiera e il mercato affinché il pescatore venga invogliato e affinché il consumatore, insomma il ristoratore, possa creare qualcosa di nuovo, io non la metterei anche un prezzo alto, ma che ne so, anche 20 euro al chilo. Ma semplicemente perché? Perché il pescatore, se immagina che quelle meduse che stanno in quella rete oggi non gli dà un valore, ma potrebbe valere 20 euro al chilo, e se in una rete di 2 km ci stanno 5 kg di meduse, quello si è portato le spese della benzina a casa, senza fare niente. E allo stesso tempo diamo la possibilità a qualche ristoratore pioniere, che può essere Genere Esposito, Pasquale Pamaro o tanti altri, di poter dare un servizio esclusivo in un ristorante dove tanti non possono avere. Molto interessante. Ecco, Claudia Forte, beh, grazie a Pasquale Palamaro. E andiamo col terzo chef. Prima del terzo chef però c'era una domanda che avevo visto passare in chat, ecco, che vorrei girare, credo ad Antonella, non so, o anche al professor Piraino, una domanda che chiede anche una risposta flash: se tutti i tipi di meduse sono utilizzabili. Chi risponde? Le meduse sono tantissime, ma anche il professor Piraino vi potrà rispondere. Io rapidamente vi dico, non tutte le meduse sono eduli. Quelle che hanno le caratteristiche migliori sono una quarantina di specie rispetto alle migliaia di specie di meduse, e queste caratteristiche sono generalmente il fatto che sono scarsamente urticanti o per nulla urticanti, mentre molte meduse sono fortemente urticanti, alcune sono addirittura letali, non, fortunatamente non nel Mediterraneo, ma bisogna considerare anche questo aspetto, che abbiano un corpo con una consistenza notevole e delle dimensioni notevole. In natura, ve lo dirà il professor Piraino, vi sono meduse microscopiche di pochi millimetri che sicuramente non possono essere utilizzate come cibo. Professore, lei cosa ci dice? Ah, che in effetti è proprio così, cioè la scelta poi va intanto su quelle di maggiori dimensioni. Pensate che ci sono alcune meduse, non nel Mediterraneo, ma nel Mare del Giappone, che possono raggiungere le dimensioni di un frigorifero, pesare come una motocicletta, cioè circa 300 kg. Quelle non ce le mangiamo. Quelle, in realtà, quelle si possono mangiare, e infatti però... i cinesi
infatti i cinesi le vanno a pescare e le utilizzano, perché è tutta una materia, ovviamente il procedimento è complesso, devono essere disidratate. Ecco, l'altra caratteristica non è soltanto quella della dimensione, ma quanto quella della percentuale di acqua all'interno dei tessuti. Ovviamente quelle che hanno un maggiore quantitativo di acqua, di solito si parla del 98-99% di acqua contenuta nei tessuti delle meduse. In realtà alcune specie hanno una percentuale leggermente inferiore, e quindi questo significa che la quantità quindi di materia organica, cioè il peso secco, è proporzionalmente maggiore. Ad esempio nel Mediterraneo c'è una famosa medusa, che è la medusa quadrifoglio, che è una medusa molto bella da vedere, la Aurelia, che è una medusa in cui il contenuto d'acqua è talmente elevato che non fa sì che la medusa di questa specie si presti alla preparazione. Altre meduse, come quelle indicate da Pasquale Palamaro, la Pelagia Noctiluca, o anche quelle indicate da Gennaro Esposito, quel cosiddetto uovo fritto, che poi si chiama nome scientifico e Cotyloriza tuberculata, o anche la Rhizostoma pulma, a cui facevo riferimento prima, sono meduse che hanno una consistenza realmente, poi quella che gli inglesi chiamano la texture, cioè la consistenza al palato, che è particolare, esatto. Grazie professore. Grazie Pasquale. Passiamo al Fabiano Viva da Lecce, un altro chef. Buonasera. Vediamo se è collegato. Ecco, buonasera. Fabiano Viva, buonasera. Ristorante del chef del ristorante Duo Lecce, che tra l'altro è anche un collega, perché è stato giornalista, o è ancora giornalista, non lo so, giornalista sportivo. Adesso no. Dopo di anni no. Ecco, non si possono fare due cose bene, due cose così. Purtroppo il mestiere di cuoco lo confermerà anche il collega Palamaro, toglie via tanto tempo, soprattutto esatto, quando poi esatto. È molto impegnativo. Si fa allora, una macchina di studio. Lei come ha scoperto, come ha cominciato a creare le ricette con le meduse? Beh, il caso è stato veramente strano. Ognuno di noi ci è arrivato con un approccio diverso, no? Io, per il mio ristorante, tra i miei ospiti quella sera c'erano Stefano Piraino ed Antonella Leone, che ad un certo punto, vedendo un po' la mia cucina, che io definirei in qualche modo moderna, non propriamente d'avanguardia, mi chiesero se avevo piacere di collaborare con loro in questo nuovo progetto. Naturalmente io, essendo come molti colleghi cuochi un passionale, dissi subito di sì. E dissi subito di sì per tante ragioni, anche perché insomma poi noi viviamo nel mare, il Salento non è che sia tanto differente da Ischia, noi siamo una penisola, siamo quasi un'isola, pertanto siamo abituati culturalmente predisposti a consumare ciò che esce dal mare, praticamente, soprattutto chi ha una certa età, diciamo la mia barba dimostra che non sono proprio giovanissimo, per esempio in passato non era strano sentire che alcune persone avevano consumato tipo delle loturie oppure gli anemoni di mare. Quindi insomma c'è una certa... Queste immagini si riferiscono a una tua ricetta, a un tuo momento insieme alla collega di Hong Kong. Sì, esatto, perché noi abbiamo avuto tanta soddisfazione, abbiamo ospitato nel ristorante, perché poi l'interesse su questo argomento è vasto e di proporzioni internazionali. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Al Jazeera, anche la televisione di Stato di Hong Kong, come facevate vedere prima, siamo stati diverse volte in Rai, anche una volta con Stefano Piraino. Insomma, sì, io per quanto riguarda i piatti, io vedevo la medusa come un qualcosa che potesse rappresentare anche una cucina moderna, per cui un po' fusion, sapendo che era consumata in Oriente, diciamo in Cina particolarmente. Insomma, ho cercato di avere un approccio sia moderno che vicino in qualche modo alla loro visione. In questo caso in realtà noi abbiamo fatto una zuppa di meduse molto semplice, dove poi ci abbiamo messo delle alghe e un po' di bottarga. Per quanto riguarda invece la gestione
la creazione dei piatti, noi abbiamo pensato che anche per forma, siamo partiti dal fatto che insomma la medusa sia molto simile ai molluschi cefalopodi, no? Che noi siamo abituati a mangiare, insomma i calamari, le seppie piuttosto che i polpi, eccetera. Da lì siamo partiti e poi abbiamo lavorato sul gusto, come diceva Gennaro Esposito, come affermava anche Palamaro, insomma abbiamo lavorato sul gusto perché poi anche per vicinanza con Antonella e con Stefano abbiamo avuto la possibilità di utilizzarle anche molto, no? Sì, questo è un piatto moderno, sarebbe una sorta di aperitivo antipasto. Medusa e caviale. Sì, uno dei caviali, una sferificazione, diciamo è un piatto moderno, giusto per dare anche un po' di colore, ma poi ne abbiamo fatti anche tanti altri, abbiamo fatto una semplice tagliatella di meduse con la seppia condita in modo normale, come se fosse un'insalata di mare. Abbiamo fatto poi quella zuppa, che invece era una zuppa semplice, così come si fanno quasi tutte le zuppe. Poi abbiamo fatto anche un risotto. Il risotto lo abbiamo cotto con un brodo che poi in realtà altro non era se non l'acqua della medusa, l'acqua che la medusa perdeva nel momento in cui la andavi a cuocere, a sottoporre, diciamo, all'azione del calore. Tante cose interessanti, è davvero versatile, diciamo, la medusa, la possiamo usare dall'antipasto all'aperitivo oppure al primo piatto. Una cosa molto carina, se mi posso permettere, tagliatelle, di aggiungere, è che la medusa poi, una volta privata dall'acqua, la sua struttura proteica è fortissima. Gli viene estratta tutta l'acqua, perché noi poi, avendo a disposizione la materia prima che ci portavano gli amici del CNR, l'abbiamo poi anche messa sulla griglia, l'abbiamo arrostita, l'abbiamo bruciata per vedere che reazione avesse. Effettivamente mantiene, una volta tolta l'acqua la puoi anche far arrostita se ti piace il sapore, ma appunto è il sapore il problema. Su cui il problema, o comunque la caratteristica di questo cibo, su cui ovviamente lavorare molto. A me, contrariamente a quello che diceva Gennaro Esposito, non solo quello che diceva lui, ovviamente, che io sposo in toto, ma o Palamaro, io ci ritrovavo anche un gusto particolarmente carico di ammoniaca, che noi ritroviamo anche nei molluschi cefalopodi, per esempio, oppure in alcuni crostacei, quando insomma stanno già da qualche tempo un po' fuori dall'acqua, cioè proprio l'ammoniaca, il sapore di ammoniaca. E secondo me tu devi sposare quello insieme alle altre note dolci o comunque sapide, e quindi da quel gusto trovare poi l'equilibrio. A me la prima volta fecero un'impressione pazzesca, perché mi ricordarono, lo dissi subito ad Antonella e Stefano, mi ricordarono le cozze tarantine cariche di iodio, no? Quindi di sapore di mare. Immagino. Sembrava di addentare dell'acqua di mare solida. Quindi insomma un mollusco come la cozza, la nostra cozza poi tarantina, che è particolarmente iodata, me l'ha ricordata subito. E quindi da lì siamo partiti con questa nota di ammoniaca e abbiamo composto i nostri piatti. Insomma. Ne abbiamo fatti poi anche altri che adesso abbiamo fatto. In realtà abbiamo fatto anche degli spiedini, abbiamo fatto anche degli involtini con delle cozze dentro, chiuse con gli stecchini, era un finger food, per esempio. Ma insomma, tante belle cose. Complimenti. Grazie. Complimenti Fabiano, andiamo avanti. Buon lavoro. C'è una domanda, credo che possiamo girarla al professore o ad Antonella, la vedete già. Se si è pensato di stabularle vive per renderle disponibili per periodi di tempo più lunghi. Sì, come CNR abbiamo fatto di più, come ho accennato prima, ma ne avrebbero parlato i miei colleghi che sono i protagonisti di questa attività. Noi abbiamo brevettato un metodo, abbiamo depositato due brevetti, uno italiano e uno europeo, proprio sul processo per stabilizzare le meduse, per cui stabularle vive potrebbe non servire
perché questo processo permette di utilizzarle subito e stabilizzarle per un periodo piuttosto lungo, per farne poi dei semilavorati o addirittura dei prodotti secondari. Si parlava prima di insaporitori, in realtà noi abbiamo già dei prototipi, sono tre prototipi, un insaporitore, una mousse, di questo vi parleranno i colleghi, e in realtà lo step della conservazione viene superato proprio attraverso questo processo. In realtà noi lasciamo spazio agli chef che sono i protagonisti di questo libro, ma tutto parte da attività di ricerca del CNR che hanno una base scientifica notevole, nel senso che ci sono tutta una serie di saggi, analisi di laboratorio, analisi microbiologiche, analisi di texture con strumenti anche molto avanzati che vanno a verificare se questa biomassa è poi effettivamente stabilizzata ed effettivamente conservabile. Questo brevetto è uno dei prodotti della ricerca. In più vorrei dire che noi abbiamo effettuato tutto il processo su una specie che è la Rhizostoma pulmo, che viene detta anche polmone di mare, quella bianca con l'orletto blu, molto abbondante in tutto l'Adriatico e in particolare anche nella parte di Ginosa dove noi andiamo a campionare. Per questa particolare medusa tutto il processo è stato validato dalla pesca fino alla preparazione di prototipi, quindi a valle di questo c'è tutta un'attività di ricerca che ovviamente non diciamo qui lasciamo spazio agli chef che hanno, soprattutto Fabiano ha utilizzato proprio la medusa stabilizzata con il metodo sotto brevetto del CNR. Bene, grazie Antonella. Adesso andiamo a parlare proprio con la squadra Meduse, il Jelly Team. Gianluca Bleve, Stefania De Domenico, Francesca Ramirez, Tonia Gallo, praticamente il Jelly Team, il Go Jelly che lavora al progetto Meduse. Abbiamo dei microbiologi, biologa molecolare, tante specializzazioni, vedo che siete tutti giovani, tutti attivi, forti e speranzosi. Ci spiegate allora quali attività svolgete nell'ambito del progetto Go Jelly? Chi parla? Sì, salve, sono io, mi sentite? Sì. Salve, sono Stefania De Domenico, faccio parte della Go Jelly Team. Nell'ambito del progetto Go Jelly, il nostro laboratorio qui a CNR ISPA di Lecce si occupa principalmente di due linee principali di ricerca. Come diceva prima Antonella, una è quella di portare avanti, di sviluppare dei nuovi processi di lavorazione di queste biomasse di medusa per stabilizzarle e quindi per ottenere dei prodotti semilavorati o finiti che possano essere utilizzati come alimento per l'uomo. Parallelamente, o comunque strettamente legata a questa linea di ricerca, sta anche una validazione della sicurezza alimentare di questi nuovi prodotti, quindi andiamo a vedere la presenza di eventuali patogeni, di microplastiche, di cui abbiamo parlato prima, ma anche di metalli pesanti. Infatti, come accennato in precedenza, la maggior parte dei prodotti a base di frutta attualmente commercializzati sono di origine asiatica e vengono lavorati secondo un metodo tradizionale con appunto l'utilizzo di questo allume, che altro che non è che un mix di sali di alluminio, che purtroppo permangono nel tessuto della medusa, quindi comunque nell'alimento, nel momento in cui vengono utilizzate, viene preparata praticamente il piatto da servire a tavola, anche dopo innumerevoli lavaggi che si devono fare per la preparazione del piatto. Quindi il nostro laboratorio sta cercando di sviluppare un procedimento, un metodo allume free, quindi che non prevede l'utilizzo di allume, quindi di sali di alluminio, utilizzando altre sali che sono accettati dalla legislazione
europea. E come detto in precedenza, questo ha portato al deposito di due brevetti nel 2019 in Italia e nel 2020 in Europa, e anche, l'abbiamo saputo di recente, questi due brevetti concorreranno anche ad un premio come miglior brevetto all'Expo 2025 che si terrà a Dubai. Un'altra linea di ricerca, la Megara, è praticamente lo studio o comunque l'utilizzo delle grosse biomasse di meduse che ormai praticamente popolano nei nostri mari come fonte di molecole o di composti con una attività biologica. Che cos'è l'attività biologica? In parole povere è un'attività legata ad una molecola o più molecole di dare un effetto benefico fisiologico su un tessuto su di un organismo oppure l'attività che serve per prevenire particolari patologie come per esempio potrebbero essere le patologie cardiovascolari gastroenteriche, oppure attività biologica può essere anche l'attività di prevenzione contro i tumori o l'attività antiossidante, quindi la protezione contro il danno ossidativo o anche la modulazione del sistema immunitario. Attualmente ci stiamo focalizzando appunto su quest'ultimo aspetto, stiamo testando dei peptidi, sono praticamente dei piccoli frammenti di proteina ottenuti da digestione enzimatica su cellule umane macrofagi, proprio per vedere se tali peptidi possono avere un effetto immunomodulatorio, addirittura antinfiammatorio in vitro. Altre analisi che conduciamo qui al CNR-ISPA sono analisi di valutazione della composizione nutrizionale di queste specie, delle diverse specie presenti nel Mediterraneo, essendo composte maggiormente da proteine, potrebbero essere una buona fonte di aminoacidi essenziali, così come anche. State rispondendo alla domanda in chat: quali sono le proprietà nutritive delle meduse? Le proprietà nutritive delle meduse? Allora, la medusa è formata dal 95% di acqua. Il resto è soprattutto una componente proteica. Abbiamo visto che la maggior parte delle specie esistenti presentano una buona dose di aminoacidi essenziali. La proteina più abbondante è il collagene, che potrebbe essere utilizzato anche a seguito di trattamenti biotecnologici, nutraceutica, ma anche farmaceutica, cosmeceutica. E abbiamo anche riscontrato la presenza di una piccola percentuale di lipidi, che però sono costituiti soprattutto da lipidi polinsaturi, soprattutto della serie omega 3, quindi potrebbe essere anche sfruttato in questo senso per le caratteristiche nutraceutiche, appunto la presenza di questi acidi grassi essenziali, o comunque chiamiamoli buoni. Fondamentali per l'alimentazione umana. Queste sono le nostre linee di ricerca. Andiamo avanti. Bene, per le cose, quindi le meduse non sono soltanto un novel food, ma hanno tante altre proprietà. Vedo che vengono utilizzate anche nella cosmetica, potrebbero avere appunto applicazioni anche nella cosmetica o come fertilizzanti bio o mangimi. E c'è anche un'altra domanda qui, una domanda e una constatazione dove si dice che sarebbe meglio individuare le specie infestanti rispetto alle stagionali. Questa è una domanda credo proprio da scienziato, immagino, quindi sarà un collega vostro, del professore o di Antonella. Non so se volete rispondere. Ci sono le specie stagionali e le specie infestanti. Come ecologo a questa domanda? Professor Piraino. Professor Piraino, giusto? Sì. Cosa mi può dire? Rispondo con piacere alla domanda. In realtà, forse è più che una valutazione. Da un punto di vista ecologico, possiamo dire che le specie cosiddette infestanti o invasive
sono specie che proliferano in maniera esagerata. Ma queste non sono soltanto la rizostoma pulmo che troviamo adesso, per esempio, ne è pieno il Golfo di Trieste, solitamente nei mesi estivi ne è invece pieno il Golfo di Taranto. Cioè, ci sono delle località dove queste specie possono essere presenti in determinati periodi. Altre specie, però, come la pelagia noctiluca, se noi andiamo nello stretto di Messina, la troviamo tutto l'anno, sempre in grandi quantità. Quindi in realtà quello che dovrebbe guidarci è un'analisi di mercato, cioè andare a capire dove possono essere raccolte, se possono essere raccolte, e poi pensare a quello che già fanno nei paesi asiatici, cioè vengono prodotte in laboratorio, cioè quindi viene favorita la riproduzione, vengono prodotte le piccole meduse, rilasciate nelle acque costiere. Ovviamente non è quello che vogliamo, non è quello che vogliamo, perché lì lo possiamo, viene fatto in Cina, quello di rilasciare le meduse, farle crescere qualche mese e poi andarle a pescare. Quello cui si può pensare, ecco, mi ricollego un attimo alla domanda precedente riguardo alla stabulazione, si potrebbero individuare delle specie che hanno delle richieste di spazio limitato. Se io dovessi pensare di prendere una medusa che normalmente vive nella colonna d'acqua, come la rizostoma pulmo, come altre specie, non è pensabile organizzare degli stabulari dove poter mantenere grandi quantità di meduse, ma ce ne sono altre, e in particolare c'è una specie molto interessante che è entrata nel Mediterraneo come specie aliena, perché arriva dal Mar Rosso, è entrata attraverso il canale di Suez una cinquantina di anni fa. Questa specie piano piano sta colonizzando il Mediterraneo, perché man mano che si va riscaldando il mare segue un po' l'aumento della temperatura, e quindi è arrivata adesso ormai anche sulle nostre coste. Ed è una specie su cui l'ISPA CNR e l'Università del Salento stanno già lavorando. È una specie che ha una caratteristica, quella di vivere poggiata sul fondo, quindi non ha necessità di avere grandi quantità, un grande volume d'acqua per poter essere allevata. Allora in quel caso sì, potrebbe essere pensabile dire facciamo un piccolo allevamento di meduse anche in terraferma, che possa essere controllato, evitando quindi poi di poter disseminare sciami di meduse che vengono perduti da questi allevamenti al di fuori, quindi a un basso costo. La cosa ancora più interessante è che questa medusa in particolare contiene al suo interno degli ospiti, delle piccole microalghe simbionti, per cui le richieste nutrizionali per questa medusa non sono elevate, perché si alimenta già facendo fotosintesi come una pianta, quindi un po' un misto tra animale e pianta, e il suo allevamento potrebbe essere fatto con dei costi molto ridotti. Bene, devo dire che il mondo del mare, visto da questa prospettiva, appare ancora più affascinante. Grazie professor Piraino, grazie al team Gogelli, grazie ad Antonella Leone, al CNR, abbiamo finalmente assistito al riscatto e all'emancipazione delle meduse. Lanciamo adesso il video di Kit Mac, food designer di Hong Kong. E buona serata a tutti, grazie a tutti. In Hong Kong, and I'm so happy to be invited by Antonina to tell you about our habit of eating jellyfish in Asian societies. Not exactly both. It is not a daily dish. However, we will not serve jellyfish in Christmas party, cocktail party. No, we don't do that. We do serve jellyfish in a big dinner gathering with relatives during the Mid-Autumn Festival or Chinese New Year Festival, when we order the jellyfish dish as an appetizer in a Chinese restaurant or Shanghai style restaurant, which is kind of a high-end restaurant, and dine properly there. You can have it anytime, every day, if you're really obsessed to it, or if you're really willing to dine out in a Chinese restaurant or Shanghai style restaurant. There's two kinds mainly. One is the ready-to-eat one, the other is the semi-dried one. The semi-dried one, compared to the other dried seafood products like dried shrimp, dried scallops, it is not the most expensive one. However, for the ready-to-eat one, the price is quite moderate. Yeah, the conclusion is it is affordable.
tasty know that it is a low calorie food. However, we did not pay attention too much on the nutrition value. It is just a very yummy food to us. The owner told me that indeed the jellyfish head can boiled with some herbal to make Chinese soup, which is good for lung and also cure coughing. And I was so impressed, and it is my first time to know. Maybe jellyfish has a lot of potential to go further that we did not know. I can say that it can be divided into two kinds. One is the packaged one, which is ready to eat. The other will be the semi-dried ones, marinate in heavy salt and also other substances. The ready-to-eat one is very easy to use it. You can just raise it with water and marinate it, that's all. For the semi-dried one, it is quite complicated for both cooking procedures and also preparations. You have to soak it to remove the salty taste and also the sand, and you have to wash it, raise it, poach it, marinate it. The procedures is very complicated and not many families can handle. Only the chef in the Chinese restaurants can handle it properly. This is the reason why when you order the jellyfish as appetizers in the Chinese restaurants, it is quite expensive compared to the other appetizer. We all love it. We use chicken stock, sugar, sesame oil to marinate it. It's so yummy. It's juicy. It's crunchy. It's chewy. And every time the restaurants only serve small portions, we never have enough. Yes, I think we do. Jellyfish is very common and actually popular in Chinese society, and we are open-minded to accept different kinds of cooking and also taste. I'm so happy last time, my first time to try the fresh one, indeed, with Antonina. And it surprised me in a good way, and yeah, a very good experience. And I believe I am the first Chinese to eat the fresh jellyfish. Thank you very much for having me in the conference to share with you how we eat jellyfish. I wish you every success in investigating jellyfish, and let me know if you want me to share with you different cooking methods.